Ripeschiamo qui a Mazara del Vallo, manifestazione con il Movimento 5 Stelle, organizzato dal Movimento 5 Stelle per parlare e discutere del problema pesca, soprattutto qui a Mazara del Vallo, accanto a me Sergio Tancredi, onorevole all'ARS. Allora, quale sarà il suo punto di vista su questa tematica molto importante? Diciamo che il punto di vista fondamentalmente è quello di puntare ad ascoltare gli operatori del settore che in questo momento stanno vivendo un periodo che è particolarmente duro, particolarmente difficile per tutte le tematiche legate all'economia che non funziona, e quindi cercare di capire come è possibile portare tramite i nostri rappresentanti al Parlamento europeo, in Commissione europea, quelle tematiche che possono permettere un miglioramento della situazione a 360 gradi del mondo della pesca e in particolare del mondo della pesca mazzarese. Qui a Mazara del Vallo, quindi, quale sarà il futuro della pesca, della marineria? Beh, innanzitutto dobbiamo cominciare a chiederci cosa si vuol fare della pesca nel Mediterraneo, quali sono gli accordi e le varie attività che debbono essere poste in essere per proteggere e supportare questo mondo della pesca che ultimamente è stato messo ai margini dell'economia isolana. Quindi sarà importante, come diceva poc'anzi, chiedere all'Europa, quindi anche ai vostri europarlamentari, come muoversi in tal senso? Assolutamente sì, perché è chiaro che le regole comunitarie mal si sposano con quelle che sono le nostre tecniche di pesca e con le nostre peculiarità specifiche, e quindi cominciare a cambiare quelle che sono determinate regole e cominciare a vedere come poter aiutare in maniera concreta un mondo della pesca che ultimamente ha visto delle regole che lo hanno assolutamente penalizzato anche nei rapporti trasfrontalieri, che di fatto permettono ai nostri competitor trasfrontalieri di pescare con sistemi di pesca assolutamente differenti e maggiormente produttivi. Accanto a me Nicola Lagrutta, portavoce del Movimento 5 Stelle qui al comune di Mazara del Vallo. Una riunione, quella di oggi, molto importante, relativa appunto al mondo della pesca, quello che a Mazara appunto è sempre stato un fiore all'occhiello, oggi è diventato un settore in crisi. Come aiutarlo? Intanto c'è una distanza siderale fra Mazara del Vallo e Bruxelles, e quindi materialmente in tutti questi anni abbiamo assistito al calar dall'alto regolamenti, insomma tutte quelle che sono le cose che hanno interessato la pesca, i pescatori nostri, i nostri armatori, le hanno vissute, come dire, quasi come una sorta di imposizione, nel senso che non hanno condiviso, secondo noi, il progetto. E allora condividere il progetto vuol dire che l'Europa deve venire a Mazara ad ascoltare. I politici non possono venire solo durante le campagne elettorali, devono venire soprattutto e anche dopo, cioè dire quando poi sui tavoli che contano, sui tavoli dove si decidono le cose, la partecipazione sia attiva di tutto il comparto pesca. Ecco perché abbiamo pensato bene, e ringrazio tutti gli attivisti del Meetup di Mazara del Vallo, abbiamo pensato bene, insomma, di invitare sia al Parlamento, quelli del Parlamento europeo, sia quelli che sono al Senato, sia alla Camera, sia in Regione Sicilia, quelli che si occupano di pesca, di questo comparto, tutti attorno a un tavolo per comprendere assieme a tutti gli attori della pesca locali quali sono le azioni che possono essere condivise insieme per far rinvigorire, per far rivitalizzare questo comparto che, diciamocelo francamente, è in ginocchio. È in ginocchio perché non si è compreso qual è la direzione. E perché bisogna condividere insieme una direzione. Ecco perché credo che Marco Affronte, il componente della Commissione Pesca al Parlamento Europeo del Movimento 5 Stelle, ma in realtà il patrimonio di tutti i cittadini, non del Movimento, sarà qui a Mazara non tanto per mettersi, come dire, su un piedistallo e dire quella che è la direzione da prendere, no, sarà qui per ascoltare le istanze dei cittadini, le istanze dal basso del comparto, per comprendere qual è il percorso nuovo che dobbiamo fare. Anche perché, diciamocelo chiaramente, il 90% di quello che dicono e sentiamo dire dai pescatori stessi, insomma, sono delle istanze che vanno ascoltate. Ogni pesca, ogni modo di pescare, a seconda della costa, a seconda della tipologia proprio di pesca che si fa, è un mondo a sé stante e che spesso non ha ascolto alla Commissione europea dove si decide. Cercheremo oggi di mettere in contatto queste distanze siderali e metterle assieme per decidere il futuro. Accanto a me Marco Affronte, portavoce al Parlamento europeo. Allora, cosa fare per la pesca? Quali le istanze da portare in Europa?
Beh, intanto io sono proprio in commissione pesca, quindi sono contento di questo incontro perché, come diceva anche Ignazio prima, noi siamo venuti a ascoltare quelle che sono le istanze dei cittadini, dei lavoratori del settore. Il problema della commissione pesca e un po' in generale della commissione europea è che dal 2009 col trattato di Lisbona la pesca è competenza esclusiva dell'Europa e quindi deve normare quello che riguarda tutto il territorio europeo, ma quello che manca è il contatto con le singole realtà del territorio, e la realtà di Mazara del Vallo è diversa per esempio da quello che mi hanno raccontato ieri a Milazzo, così come diversa dalla mia zona, io vengo dal nord Adriatico, e quindi è importante andare proprio sul territorio a sentire quelle che sono le problematiche locali che riguardano però un comparto produttivo e delle persone che lavorano di questo, e poi cercare di trasferirlo appunto a livello europeo. Insomma, il Movimento 5 Stelle stupisce ancora, perché fuori dalle campagne elettorali incontri politici di questo genere non se ne sono mai visti da parte di altri partiti o movimenti. Devo dire che io vengo da Rimini e qualcuno mi ha detto: cosa vai a fare in Sicilia che ancora mancano 4 anni alle elezioni? In realtà questo è quello che noi facciamo sul territorio, noi andiamo a ascoltare la gente, le persone, quelli che sono veramente i portatori di interesse, non c'è parola migliore di questa, perché di loro di questo vivono, e in base a quello che ci dicono cerchiamo di muoverci all'interno delle istituzioni. Come definirebbe la politica intrapresa a livello europeo sulla pesca nel Mediterraneo? Voglio essere ottimista, nel senso che fino adesso non c'è stata una vera politica della pesca, nel senso che servisse a tutelare la risorsa che poi è quella che dà, diciamo così, la possibilità agli ambientalisti di dire il nostro ambiente è stato tutelato, ma anche dà la possibilità ai pescatori di continuare a pescare loro e i loro figli. Fino adesso non c'è stato. Probabilmente ultimamente c'è stato un cambiamento di rotta, che io lo vedo in senso positivo. La cosa molto difficile è portare questo cambiamento nelle singole realtà, dove chiaramente le esigenze sono diverse a seconda del territorio in cui ci muoviamo, e purtroppo un'ultima cosa: a livello di comunità europea pesano molto alcune realtà, quella spagnola e quella francese, e noi italiani paghiamo un po' lo scotto di un interesse che negli ultimi anni non c'è stato su questo comparto, cerchiamo di rimediare. Una manifestazione, quella di oggi, molto importante per capire quali sono i bisogni del territorio e quindi quali sono le istanze da portare in Europa. Cosa fare per la pesca, quindi? Beh, non siamo noi a dover dire cosa bisogna fare per la pesca, perché non siamo noi gli operatori della pesca, non siamo noi i pescatori. Noi siamo venuti qui per incontrarli, per ascoltare quali sono le loro proposte e quali sono le loro problematiche. E poi sulla base di quelle cercheremo di portare sui tavoli, dove si può cambiare qualcosa, quelle che sono le istanze degli operatori del settore. Sicuramente però la pesca è in crisi, una pesca europea, cioè una politica europea che porta la nostra pesca a essere in crisi, quindi ci sono delle cose da sistemare, delle leggi da cambiare, immagino, anche perché ci ritroviamo con dei vicini di casa dall'altra parte del Mediterraneo che comunque non hanno le nostre stesse regole. Esatto, noi stiamo pagando decenni di disinteresse da parte della classe politica su quelli che erano i bisogni e le tipicità del nostro settore produttivo. Quindi quello che bisogna fare, purtroppo andava fatto ieri, è cercare di rimettere nei tavoli quelle che sono le istanze di questa tipologia di pesca e di questa tipologia di settore produttivo. È chiaro che se dall'altra parte del mare non ci sono le stesse tipo di regole, se le regole che dobbiamo applicare noi sono fatte da chi in questo mare non ci sta, si viene a creare un problema che mette in ginocchio un comparto che adesso conta migliaia e migliaia di perdite di posti di lavoro.